Siamo tornati in studio, continuiamo a parlare di rete e salute per il Veneto, lo facciamo con Giuseppe Caraccio, vicepresidente della rete e salute per il Veneto, ma anche operatore privato della sanità. Allora, mi pare che ormai il destino sia quello di arrivare ad una sanità in cui si paga e voi privati vi state organizzando per, bontà vostra, venirci incontro per delle tariffe che non ci permettano di farci gli esami. C'è anche però una valenza etica che voi volete sottolineare in questo vostro mettervi in rete. Vi volete, perché quasi sostituire ad un sistema di welfare? Prima si parlava di integrazione. Volevo capire qual è l'obiettivo che vi ha spinto a unirvi. Allora, la spinta è vera, perché ci ha condotto a questa, diciamo, ormai un percorso che è durato un po' di anni, è quello certamente di essere, diventare un qualcosa di più ampio. Innanzitutto vi voglio ringraziare tutti per l'invito, che non l'ho fatto, però vi ringrazio, la ringrazio lei per l'invito. Ma durante questo percorso che abbiamo fatto in tutti questi anni è quello di poter avere un'offerta nei confronti dei cittadini, un'offerta importante che possa anche in molti casi ridurre anche il costo delle prestazioni, e quindi di poter essere in questo caso sì con delle tariffe socialmente ed economicamente sostenibili. Quindi per noi è importante unirci per poter anche affrontare un futuro che è diverso, che sta cambiando, non possiamo nascondere che sta cambiando. Certamente il welfare che viene avanti non sarà un welfare dove lo Stato sarà l'unico attore, ma ci saranno dei welfare che siano aziendali, che siano assicurativi, che siano di altre forme, anche sociali, possono nascere dai sindacati piuttosto altro, che affiancheranno il welfare che già quello che abbiamo noi presente. Però welfare deve essere comunque impresa, mi pare di capire, non potrà più essere qualcosa donato dal sistema pubblico, bisogna contribuire in qualche modo, bisogna pagarlo un po', ecco. Allora, la rete, d'altronde non si paga il welfare statale, perché i ticket sono una compartecipazione alla spesa delle prestazioni. Il welfare, noi non siamo welfare, noi siamo una rete di impresa che dobbiamo collaborare col welfare che sta venendo avanti. Non saremo noi a determinare o a creare dei fondi sanitari o assicurativi. Cioè, sono soltanto in Italia 220-230 fondi sanitari. Io non sono andato a vedermi l'elenco al Ministero dell'Economia, 200 e passa, tanto, tutti questi. Quindi per farvi capire com'è in una situazione così dinamica. In realtà il futuro è proprio, dato che ci sono 210-220 fondi sanitari, quale può essere il nostro futuro? Come possiamo confrontarci se non ci uniamo in rete per confrontarci? Perché delle piccole aziende o medie aziende, più o meno grandi come sono le nostre, andare a contrattare, andare a creare un confronto con questi welfare nuovi, certamente non è facile, non è possibile, se no i piccoli vengono completamente stroncati. E secondo me la rete può essere proprio l'espressione di un'unione tra le strutture per meglio confrontarci con questo nuovo welfare che vi davanti. Lei che è medico, come sta cambiando e come cambierà la richiesta di assistenza e cura? Cioè, per curare la nostra salute, che prospettive vede? Allora, per curare la nostra salute certamente da una parte c'è l'invecchiamento della popolazione, che porterà sempre a una maggiore spesa per la sanità e anche e soprattutto l'assistenza. Noi dobbiamo tenere divisi i due campi, che sono molto vicini e molto affiancabili. E però con la riabilitazione, con l'esercizio, con la terapia, potrebbe essere un'assistenza che viene in mirata qualche anche modo domicilia, contenuta, cercando, e anche cercando di mantenere in buona salute il più possibile le persone. Da una parte cercando di mantenere in buona salute i cittadini, perché la cosa più importante è la prevenzione. Ecco perché le tre giornate in cui diceva il dottor Vecchiato prima sono tre giornate proprio di sensibilizzazione a muoversi di più. Noi abbiamo fatto parecchie volte, come ben sa, perché l'abbiamo fatto più volte, Sport e benessere a Cadone, sì, oppure abbiamo fatto più gambe meno farmaci, che abbiamo cercato col porcellino di indurre più possibile a muoversi, e anch'io cerco di muovermi il più possibile, perché è fondamentale muoversi per ridurre anche la quantità di farmaci che puoi assumere, perché si abbassa il colesterolo, si abbassa la glicemia, quindi l'ipertensione diminuisce, se uno c'è la pressione diminuisce, quindi sono dei fattori che anche il mantenere come un bene sociale la salute è importantissimo. Dall'altra parte, anche quando uno ha avuto un insulto, una malattia o qualcosa, cercare di aiutarlo il più possibile nella sua, anche in ambito familiare, per
nel suo domicilio per recuperare, diciamo, l'efficienza maggiore o recuperare quello dove è possibile recuperare. Lei sta dicendo che state lavorando a questo progetto di cui vedo lì nella fotocopia che ha in mano parecchie adesioni, c'è un gruppo che è ben nutrito. È nata questa esigenza di creare una rete, e forse perché avete anche iniziato a raccogliere le istanze dei vostri pazienti. Che tipo di risposta ci sarà da parte del pubblico? Siamo pronti? Siamo preparati? Io ho la sensazione che più spesso ci rivolgiamo quasi direttamente al privato, sapendo che insomma ci sono delle tariffe che strizzano l'occhio, piuttosto che dedicarsi al pubblico e essere rimandati da un servizio prenotazione all'altro. Allora, certamente dobbiamo rincorrere però soltanto la tariffa più bassa, perché molto spesso ci può essere pericoloso, poi non è sinonimo di garanzia. Indubbiamente nel costo di una tariffa ci sono il costo della prestazione in sé, diciamo, primaria, e poi dei costi accessori. Bisogna eliminare dove più possibile i costi accessori per ridurre e pulire il più possibile la tariffa, quindi che possa essere più accettabile da parte del cittadino. Come verrà il cittadino? Vuole sanità di qualità, quindi questo è che vuole, possibilmente vicino a casa, dove si muove meno, e con delle tariffe quindi accettabili. Quindi sono i tre punti dove noi dobbiamo rispondere al più presto in maniera uniforme. Indubbiamente non possiamo fare un tariffario unico per tutti, perché se no faremo un cartello, quindi non è possibile. No, certo. Ma certamente decidere che per i nostri cittadini una scontistica importante può essere ad esempio un'arma vincente per questo tipo. Si potrebbe dire, come fanno a ottenere questa economia di scala i privati e perché non riesce il sistema pubblico ad avere la stessa efficacia? Beh, però dobbiamo dire che ultimamente anche il sistema pubblico si sta impegnando. Mi sta copiando? No, ma forse noi scopiamo loro. Si sta impegnando non poco. Questa è una risposta un po' diplomatica. Si sta impegnando non poco per abbattere i costi, dobbiamo dire la verità. Le risorse sono sempre meno e le richieste di salute da parte dei cittadini o di prestazioni sanitarie è fortissimo. Non per ultimo il decreto sulla appropriatezza che sta arrivando a livello ministeriale. Che cosa si intende per decreto sulla appropriatezza? Il decreto sulla appropriatezza. I famosi 203 esami. I 203 esami, perché dicono che questo è giusto, che bisogna condividere dei percorsi diagnostici terapeutici, che quella prestazione che viene fatta è giusta e mirata per ottenerla, perché a volte fare delle prestazioni inappropriate possono creare anche degli errori che non sono da poco. Ma non è che il paziente si autoprescrive l'esame, sono i medici. Che cosa è successo? Cioè, sempre avuto rispetto, no, della decisione di coloro che hanno firmato il giuramento di Ippocrate. Io voglio stendere davvero, per me non è tanto il ruolo colpa dei medici in questo caso. C'è da una parte la pressione fortissima anche del cittadino, perché ha visto in una trasmissione televisiva che, o in internet, come succede tante volte, o internet o altre cose, quando è che arrivano le cellule staminali, perché io ho la malattia di Parkinson, voglio guarire, come si fa a farlo? Quindi bisogna stare attenti a dare la notizia, perché si induce anche delle richieste che sono, ho fatto questo certo, esempio, sì, perché sono paradossali, ma quindi le pressioni sono fortissime anche di conoscenza di quello che è. Da un'altra parte c'è la parte del medico, una medicina di difesa, una medicina che sono importanti, però dobbiamo anche dire che questo sistema sanitario ha portato l'Italia ad avere la vita media una delle più lunghe, certamente in Europa e nel mondo, dopo quello del Giappone mi pare, qualche altra parte siamo al top, quindi tutta questa sanità con i suoi eccessi e sono degli sprechi. È vero che dicono molto spesso che le risonanze magnetiche si fanno in Italia sono molto di più di quello che si fanno in altri paesi. È vero anche questo, però è anche vero che costa molto meno rispetto ad altri paesi. Visto che appunto lei è un medico, è vero che la risonanza magnetica spesso se ne fanno troppe, però se non si fa non si può sapere se l'esito è negativo o positivo, cioè c'è anche questo piccolo dettaglio. Questo è giustissimo quello che dice, perché io ho sempre battuto su questo punto, come facciamo a sapere prima se va bene la prestazione? È vero, però è anche vero che molto spesso non si perde 5 minuti in più nel visitare meglio un paziente, utente, quello che volete voi, o 5 minuti. Nella mia attività ambulatoriale cerco di dare la giusta attenzione per capire se poi
quella prestazione che ha un costo per il sistema sanitario regionale è appropriata. Quindi perdere 5 minuti in più, ascoltare di più il paziente, fare una corretta valutazione clinica è fondamentale per l'appropriatezza, non creando però una spada di Damocle che se sbagli verrai penalizzato dal punto di vista economico, che secondo me è un deterrente assoluto, alla fine non prescriveranno più nessuna prescrizione. Ma secondo lei, visto che la coperta sta diventando corta e ci stiamo riorganizzando verso un sistema diverso, ci sarà da parte di tutte le parti in causa, lo Stato, il paziente, il medico, un momento di riflessione e di compromesso per dire il buon senso deve prevalere in tutti e quindi invece che essere pronta a denunciare il medico sono sì. Un po' più cauta e quindi il medico mi guarda con più benevolenza e magari posso avere la pazienza di una visita che il sistema pubblico mi organizza a seconda delle mie esigenze, cioè dobbiamo farci anche, forse siamo stati troppo abituati bene? Bisogna recuperare l'etica, l'etica di tutte le professioni. È difficile parlare in questo momento di etica, perché poi a volte veniamo davvero... L'etica non si mangia, potrebbe dire mangia, qualcuno. Non si mangia, e l'etica comunque è qualcosa che deve essere superiore a tutti, deve essere il nostro davvero il principio più importante. E se partiamo da questo, poi ci rendiamo conto che quello che facciamo, lo faremo anche molto meglio e lo faremo con più appropriatezza. Quindi, a mio avviso, recuperiamo dei vecchi principi che sono della nostra cultura, della nostra tradizione e riprendiamo quelli. Probabilmente non c'è bisogno di fare un tavolo, a sederci tutta su questo tavolo per confrontarci. E ne giova anche della nostra salute? Credo proprio di sì. Io ringrazio Giuseppe Caraccio, abbiamo esaurito il tempo a disposizione. Rete Salute per il Veneto, per seguire l'evoluzione di questa rete potete consultare il sito www.saluteperilveneto.it. Subito dopo la pubblicità, un altro argomento, un altro ospite. Grazie.